Su questa panchina, in un parco a Modena, sabato 20 febbraio 2021, un uomo è stato trovato senza vita. Gli accertamenti sulle cause del decesso sono in corso, ma sembra essere dovuto molto probabilmente a un'overdose. Quanto avvenuto a Modena non è un caso isolato. Nel 2019 ci sono state altre due morti causate da overdose sempre in città. Ho iniziato con la cocaina, così per piacere, per sentirmi più carico. Il consumo in città è altissimo. Un problema nazionale e mondiale è il consumo di droga, che spesso finisce per essere raccontato sempre sul lato dello spaccio, della criminalità e del degrado, strumentalizzando l'argomento quando il problema è molto più profondo. Le operazioni delle forze dell'ordine dimostrano quanto sia fiorente il mercato della droga, il lato oscuro delle città che spesso si preferisce ignorare, girando lo sguardo dall'altra parte. In questo video racconto il lato della domanda, cioè i problemi sociali e umani che si nascondono dietro il consumo e la richiesta di droga. Si parla sempre degli spacciatori, ma chi sono i consumatori? Chi è che utilizza le sostanze stupefacenti? Sono persone come me, studenti, gente che lavora, che usa abitualmente cocaina, fumo, erba, che se la fa chiusa in casa. Genitori e familiari sanno, ma nascondono il problema. Tante famiglie si sono rovinate. La cocaina è molto diffusa in diverse fasce d'età. Poi si entra in terapia perché sono parenti ed amici ad accorgersi che il loro amico parente presenta grossi problemi. Davide, nome di fantasia, spiega cosa si nasconde dietro questo problema in cui lo spaccio di strada è solo la punta di un iceberg. Da quanti anni fai uso di sostanze stupefacenti e com'è iniziato? Io ho iniziato presto, ora ho 40 anni. Ho iniziato con la cocaina, così per piacere, per sentirmi più carico. Poi diventa difficilissimo smettere. Molti pensano di usare la coca come se fosse aspirina e c'è molta incoscienza nell'utilizzo, ma la coca provoca danni alla personalità come nel mio caso. Gli effetti sono pesanti. Ci sono compagnie di persone in cui la cocaina è l'unico collante che le unisce. Cosa succede nelle notti modenesi della Movida dove si consuma la droga? Non è solo di notte, è sempre. I giovani fumano eroina, usano anfetamine, cocaina. Poi ci sono ambienti in cui la droga non è un mistero. Con la coca si nasconde un problema e quando passa la botta ci si sente vuoti. Tanti come me vivono la città, ma siamo invisibili. Qual è la situazione del consumo nella città di Modena? Il consumo in città è altissimo, i motivi sono tanti, competitività, piacere, non sentirsi esclusi, insoddisfazione. Ci sono studenti che si fumano canne per l'ansia d'esame, o 30-40enni lavoratori e professionisti con famiglia che si fanno da soli. Nelle compagnie poi si spaccia fra conoscenti. Quello che molti vedono per strada, cioè lo spaccio, è solo una parte, il problema è molto più grosso.